Ciao! Allora, oggi vi parlo di questa spazzola per i capelli del marchio Royal Beauty. Io, questa è la spazzola, ok? Proprio fatta a ovetto. Io questo marchio lo trovo alla saponeria. Questa spazzola l'ho pagata 3,50 euro e l'ho voluta comprare perché dovevo mandare in pensione la mia amata Tangle Teezer. Allora, che se vedete un attimo i dentini sono talmente piegati che era davvero ora di mandarla in pensione. Allora, ho voluto quindi provare questa spazzola. Ho detto, vabbè, come dentini, se guardate, ci assomiglia davvero tanto. E oltretutto, il prezzo è basso, comunque sia, è più piccolina, sicuramente. Però comunque è compatta ma facile anche da impugnare, non scappa, è comoda. Quindi ho detto, vabbè, 3,50 euro la voglio provare. È stata una rivelazione. So che ci sono tante spazzole in giro e fatte in questo modo, quindi che districano i capelli, che non sciolgono i nodi, che non spezzano i capelli. Questa, secondo me, è la più economica che ho trovato in giro. Allora, intanto sì. Questi, come si chiamano, i dentini che sono a varie altezze, quindi permettono di sciogliere bene anche i nodi, i capelli, non li spezzano. Io la uso anche sui capelli bagnati, quindi davvero è fantastica. È tutta in plastica, quindi è facilissima anche da pulire. Io non so bene cos'altro dirvi. Ecco, le prime applicazioni, i primi utilizzi, può essere un po' rigida, però sinceramente è così tanti anni che ho questa che non mi ricordo se all'inizio era così rigida. Forse no, perché i dentini sono molto più morbidi, mentre questi sono più rigidi. Però non fa male assolutamente. Mi è piaciuta tanto. Non so se ci sono delle altre alternative simili, perché 3,50 euro ci sta come prezzo. Questa davvero costava tanto, 14,90 euro se non sbaglio. È vera, mi è durata degli anni. Usata tutti i giorni anche sui capelli bagnati, però volevo qualcosa di comodo, che se volevo anche, non so, cambiare col tempo, potevo farlo perché non avevo speso una follia. Non spezza i capelli, non li elettrifica, anche sui miei capelli mossi non dà problemi, quindi è fantastica. Piccolina e compatta, volendo si può portare anche dietro in borsa. L'impugnatura, questa ovetto, è anche facile, comoda, non scivola, non fa male alle mani. Secondo me è stata un'ottima scoperta e io ve la straconsiglio. Fatemi sapere per caso se avete delle alternative simili a Tangle Teezer da consigliarmi che posso provare. Però non le ho trovate tanto in giro. Comunque, se avete provato questo prodotto o qualcosa di simile, fatemelo sapere. Io, come sempre, spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così non perdete le prossime recensioni beauty e basta, alla prossima! Ciao!